Attrice bravissima, ma anche una donna piena di fascino. Nancy Brilli. Buon pomeriggio, Nancy. Monica. Grazie davvero. Grazie a te dell'invito. Allora, ho preparato il caffè perché devo farti subito una domanda un po' scomoda. E quindi ho detto, beh, intanto... La distraggo. No, allora, tu sai che partiamo sempre dall'attualità. E questa settimana, nei giorni scorsi, sono state rilanciate alcune indiscrezioni abbastanza clamorose, perché? Perché dicevano di un possibile ritorno di fiamma per te e due uomini della tua vita molto importanti. Uno Luca Manfredi, padre di tuo figlio Francesco, e l'altro è l'uomo con cui tu hai vissuto una storia quasi ventennale d'amore, un chirurgo famoso, Roy De Vita. Allora, è successo qualcosa? Dicevano che, insomma, dopo un periodo, partiamo da Luca, dopo un periodo un po' di freddo, siete tornati, vi siete con fatti entrambi, vedere. Con entrambi, alla fine di una storia, sì, quasi sempre, c'è un periodo in cui non ci si parla o ci si parla poco o ci sono dei rancori o comunque si cambia strada. Sì. Poi fortunatamente succede che le cose possono cambiare. Quindi sono cambiate, nel senso che... Sono cambiate, sono migliorate. C'è stato davvero un incontro tra te e Luca? C'è chi dice che c'è stato un pranzo, un caffè? Sì, sì, no, un caffè, ma era proprio quello che volevo per Francesco. Perché voglio che Francesco abbia una famiglia. Francesco ovviamente, lo sai, il mio figlio Chicco. E ci tengo moltissimo che esista un padre e una madre per lui. Se stai troppo in tensione, questo non viene bene. Allora, e quindi, all'epoca della vostra separazione, ecco perché arrivo subito all'altro uomo di questo pomeriggio, si disse, si scrisse sui giornali che la colpa, tra virgolette, la causa, insomma, diciamo in modo così convenzionale, era del tuo incontro fatale con questo chirurgo molto tenebroso, che invece non Roy è così. De Vita. Che allora, per non la è prima così. Volta, vuoi dire come stanno le cose? Ma qui? Pensa che Luca stesso, cioè tutta questa storia nasce perché Luca stesso l'ha saputo di recente da una mia amica, si sono parlati e lui era convintissimo che io l'avessi lasciato perché per Roy. Avevo... Quindi era vera questa notizia, questo pezzo di notizia confermato. Sì, ma non era vero che io avevo già Roy. Tu Roy l'hai incontrato dopo? L'ho incontrato prima, perché avevo... Però eravate solo amici. Mi ha messo a posto la pancia, che avevo una bruttissima cicatrice. Ma la storia è iniziata dopo, e se Luca avesse fatto qualcosa forse non sarebbe neanche mai iniziata, se fosse ritornato. Ma fatto sta che invece poi è iniziata e è durata anche tanto. Perché fu Luca... Mio figlio e suo figlio sono cresciuti amici, insieme. Lo so. Perché fu Luca ad andarsene da casa all'epoca? Sì, è andato via da casa. Beh, poi sono sempre io quella che resta a casa che si tiene il progetto di famiglia che poi non è andato avanti. Quanto è durata con Luca Manfredi? Credo intorno ai 6 anni, più o meno, sì. Allietata dalla nascita di un figlio che tu hai definito un miracolo. Sì. Perché eri stata considerata sterile da tutti i medici. Sì, io avevo una cartella clinica con scritto sterile. Per me proprio era... Beh, mi hanno detto no, ci metto una pietra sopra, non è proprio cosa per lei. E invece poi... Sei rimasta con incinta. Luca, sì, sì. Diciamo che Luca ha facilità ad avere figli. E ha 4 figli con 3 donne diverse. Ma insomma, è nato Francesco e va bene. Io ne avrei voluti tanti. A me piacciono da morire i bambini. Mi sarebbe piaciuto tanto essere una mamma, una plurimamma. Ho avuto questo che è tanti in uno. Va bene lo stesso. Con Luca, dopo un periodo di, diciamo, di distacco anche fisiologico, quando due si separano, adesso è tornata la consuetudine, no? Vi vedete, vi sentite, eccetera. Però, se io ti chiedo, pensando a Luca, tu pensi, al di là del fatto che lui ha anche le sue storie, no? Quindi la mia è una domanda ideale, tu pensi a lui come un ritorno di fiamma? No. Cioè, ti rimetteresti con uno come Luca o no, con Luca? No. Io lì pensavo di aver fatto... Quella è stata una grandissima delusione, perché pensavo proprio di aver fatto tutto giusto, questa bella famiglia, gente che capiva il mio lavoro. Poi il tuo rapporto con Erminia Manfredi. Ancora adesso straordinario. Ce l'ho.
ancora adesso ce l'ho, la vado a trovare. Un po' però, la famiglia che tu non avevi, no? Perché tu sei rimasta orfana piccolissima di mamma, hai sofferto nell'adolescenza. Sofferto moltissimo, al punto che non me la ricordo, è completamente scomparsa dai miei ricordi. E, però vabbè, è andata come è andata, non bene, peccato. Però c'è un figlio. Però c'è un figlio meraviglioso. Un grande amore. E c'è anche, diciamo, un rapporto che sta tornando a fiorire a livello amichevole. Sì, fortunatamente ci si parla con calma. Vuoi il caffè? No, grazie. E andiamo adesso all'altra parte dell'indiscrezione di questi giorni. Roy De Vita ti avrebbe scritto dei messaggini molto affettuosi dicendoti, no, ti completo quello che hanno scritto appunto i siti specializzati, ti avrebbe mandato una foto vostra di un periodo d'oro della vostra unione dicendo guarda come eravamo carini. È vero o no? È vero, mi manda ogni tanto delle fotografie, dei messaggi nostri, delle cose del passato. Poi è pazzesco, si ricorda esattamente le date, i giorni, dove eravamo. È molto carino da questo punto di vista. Io mi domando perché non facciano cercare ricercati a questi siti che sanno tutto. più di quello che so io. Adesso gli chiedo. Senti, ma come era nata la storia con Roy? Cominciamo da lontano. Adesso con Roy era nata da questo grande dispiacere, da questa grande delusione. La tua separazione da Luca. Sì, io lì ci avevo veramente creduto e poi mi sembrava proprio tutto giusto. Era un periodo in cui ero triste, arrabbiata, soprattutto molto arrabbiata, e è iniziato come mio amico. Ho avuto questa... Uscivate a cena in maniera amichevole. Sì, mi confidavo, lui si confidava, aveva una storia da raccontare complicata pure lui, insomma... Racconta che ti racconta, poi ci siamo messi insieme. Tu ti ricordi il primo bacio con Roy? Sì, ho scavalcato un muro di un ospedale. Perché? Perché facevo un turno di notte e poi mi ha detto che sei scema, ma che hai fatto? E sono entrata di notte in ospedale per andarlo a salutare. Salutare. Sa, insomma, poi siete andati a vivere insieme. Gli hai portato la pizza. Sì. Poi siete andati a vivere insieme. A vivere insieme. Però non vi siete mai sposati. E anche lì, all'epoca, tutti scrivevano stanno per sposarsi, le nozze sono imminenti. Ma io dovevo sposare, cioè io sapevo che mi sarei sposata con Roy. Ecco, che è successo? Prima aspettavi il divorzio, poi è arrivato il divorzio di Luca Manfredi, a quel punto, allora, dopo tanti anni insieme, sembrava una logica conclusione. La verità è che io mi ero solo separata da Luca, ma non avevo mai divorziato. Roy si voleva sposare, a un certo punto ne ho fatto una questione di ordine, no? Dico sì, sto con lui, si è sposata con quell'altro, certo. Che senso ha? Va bene, ci sposiamo, assolutamente, ti devi mettere le cose in chiaro, l'ho fatto, ho divorziato, dico vabbè, allora adesso ci sposiamo. Sono iniziate tutta una serie di cose che non capivo, tipo un meraviglioso anello di fidanzamento che ritornava sempre in un cassetto, cose che mi sfuggivano. E di fatto poi non si è parlato più di matrimonio. Cioè, scusa, ma perché mi hai fatto Quindi è Roy che non si è voluto sposare poi non quando si è tu voluto eri sposare libero. E a quel punto io ho detto vabbè, allora che stiamo facendo? Mi sono sentita presa in giro. Che fiducia io posso... non credo, perché lo sai, a me è molto simpatico Roy, non credo, credo che ti abbia amato e che ti voglia profondamente bene. Sì, probabilmente non si sentiva pronto, aveva avuto un matrimonio alle spalle. Sì, ma molto tempo prima, poi nel frattempo era successa qualsiasi cosa, anche durante il primo matrimonio. Insomma, mi stai dicendo che è un po' traditore quest'uomo? Non mi risulta, per quanto concerne me non mi risulta. Ma infatti. Però pare che prima invece sì, parecchio, però non ti saprei dire. Non c'ero, per cui non ti dico solo quello che mi è stato detto. La fine della storia con Roy De Vita però ti ha toccato molto, perché tu a un certo lungo punto, periodo, fino guarda poco tempo fa, l'hai dichiarato anche a me, avevi chiuso il cuore, la porta dell'amore era sigillata, vero? È stato un dolore grandissimo, ma
Perché pensavo di non aver capito niente. Ho detto, io ho dedicato 15 anni della mia vita ad una cosa che non è esistita. Poi ma... dedicata come fai tu, nel senso che ti occupavi di lui. Io mi ricordo la vostra casa ai Parioli, tanti anni fa, dove c'era questa stanza con tutte le cravatte, le camicie, impilati maglioni. Quindi tu avevi creato intorno a quest'uomo davvero una famiglia, no? Sì. I figli suoi, i figli tuoi, e tutto quello che c'era intorno. Una vera calore, famiglia, no? Una vera famiglia, e pensavo che ci fosse un vero progetto. Dopo 15 anni è anche lecito pensarlo. Ma come vi siete lasciati? Cioè, male, perché c'erano una serie di discussioni e degenerate, proprio eravamo orrendi, e a un certo momento io ho detto qui bisogna mettere un punto, perché così non si va avanti. Io ho preso e me ne sono andata, e quando sono tornata lui ha detto allora me ne vado, vattene. È stata tutta una grande cosa di puntigli, anche di orgogli, boh, troppo, veramente molto sgradevole. Ma al punto da dire io non ne voglio più sapere, voglio ecco stare... Perché la notizia del giorno è clamorosa, proprio per questo, sì, perché sì. Un ritorno non di so, fiamma per... tra te e Roy De Vita. No, veramente. Che ritorno di fiamma, no, allora aspetta, chiariamo bene. Aspettiamo, ti devo chiedere solo una cosa, prima di dirmi se c'è questo ritorno di fiamma o no, perché è una cosa molto particolare. Ti devo chiedere invece di Ivano Fossati. Perché cosa vuoi sapere di Ivano? Ivano di recente è stato anche qui tirato in ballo da un giornale e hanno riportato a galla la vostra storia. Pare che lui fosse veramente pazzamente innamorato di te. Anch'io di lui. Sì, quello è stato un grande precedente amore. Precedente a Roy, precedente a Luca. A Luca. È stato un grande amore, ma un amore destinato a consumarsi. Ma perché? Perché ci mangiavamo vivi, dovevamo stare sempre attaccati una all'altra. Non so se te l'ho raccontato, ma mi pare di no. Io ai suoi concerti dovevo andare vestita di bianco. No, non me l'hai detto mai, è la prima volta. Mi doveva poter individuare subito. Una volta che ero andata a fare un Quindi una gelosia folle. Pazzesca, infatti si è consumato di questo, di liti furibonde su niente, perché poi veramente gli sono stata fedele. Ecco, io questa Ma è una vero cosa che a volte ho... finiva a botte? Sì. Sì? Sì, a spintonate, a cose veramente... Però picchiavi anche tu, Beh, una volta che ci è andato un po' più giù pesante, non sono stata lì. Ti sembra una che sta lì a farsele dare? No, assolutamente no. Ma non mi sembra neanche lui uno così, quindi mi stupisce sempre. Pensa che cosa scatenava. Che lui è un grande cantautore. Ma poeta, è molto passionale. Molto passionale. Una grande gelosia di te. Era convinto che io chissà che facessi, io ero devota. Come l'avevi conosciuto Ivano Fossati? Ad un suo concerto, mi portarono ad un suo concerto. Che anni erano? Sai, non lo so, non te lo so dire. Non so, ma io non so mai che metà giorno sia. Che, sì, sì, più o fine meno, anni 90. Più o meno, fine anni 90. E mi portarono a un concerto e mi invitarono dopo al dopo concerto. E siamo stati tutta la sera a cena così. Sai quando tutto il mondo fuori e noi due così a parlare. E dopo è nata questa storia. Non sapevo niente di lui. L'ho imparato dopo. Poi a un certo punto, finita questa storia d'amore con Fossati, inizia un altro percorso. L'abbiamo un po' tracciato, ma adesso ci arriviamo perché dobbiamo rispondere a questa domanda. Nancy Brilli e Roy De Vita tornano insieme. Intanto c'è un cambiamento in te. Perché hai una luce nuova, quindi il cuore comunque si è riaperto all'amore. Sei bellissima. Grazie. Ora vedermi con i tuoi occhi. Stai facendo delle belle cose perché hai fatto Bella Ma. E poi quanto mi sono divertita con Pierluigi. Parte Pechino Express e poi anticipiamo che ci sarà una festa. Non possiamo dire su quale rete, ma insomma ci auguriamo che sia questa. Una grande festa per i 40 anni di carriera di Nancy Brilli. Quindi, tanta che roba. Cosa ha riacceso questa luce? Sai che è successa tutta una serie di cose. Intanto, nello spazio di pochissimo tempo, ho tolto tutti i rami secchi
Ma uno dietro l'altro. Cioè, hai chiuso, per esempio, amicizie. Ho chiuso amicizie storiche. Ventennali. Hai fatto pulizia. Sì, ma seriamente, cioè cose che prima, quando decidi di voler bene a una persona, le vuoi bene, pregi e difetti, le vuoi bene e basta. È successo che a un certo punto quei difetti avevano preso una brutta strada, o comunque erano prevalenti rispetto ai pregi, e comunque non andavano più bene per me, fine, chiuso. E per carattere io sono una che quando chiude tira una riga di penna e non ti penso proprio mai più. E queste sono le amicizie. Però significa proprio mettere un punto e voler ricominciare. Allora, ricominciare significa che ricominciamo. Ormai non esiste. E cosa hai cambiato? Perché io penso a Fossati e di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. Adesso cambierò anche casa prima o poi, anche quello devo fare, trovare una casa più avvolgente. Ecco. È che non ho più voglia di stare sola. Ecco, oh, ci stiamo arrivando, finalmente. Allora, da quando finalmente mi sono... la notizia in questo salotto, oggi pomeriggio. Beh, mi piacerebbe dartela. Dopo 7 anni che ho chiuso la storia con Roy, sono stata 7 anni da sola, Non avrei mai pensato di essere capace. Ma io questo lo so, perché tu me l'avevi detto, me l'avevi confidato a livello di amicizia e ovviamente... non è rimasto tra noi, però io mi chiedevo perché, dico, ma perché questa chiusura così definitiva, perentoria, quasi una chiusura metafisica, paradigmatica, cioè proprio una che dice ho sofferto talmente tanto che non voglio più nessun uomo nella mia vita. Un po' questo e un po' anche dire ma probabilmente non sono capace io. Perché invece se no. Sbaglio sempre, cioè perché nessuno viene lì con una pistola alla tempia e mi dice adesso tu ti fidanzi con questo, non è mai successo. Ho scelto e evidentemente non ho scelto bene. Per quanto e poi... Chissà. Poi, non lo so. Tu perché... lo sai che gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, dice il maestro Antonio Venditti. Tra poco vado da un'altra nostra amica che è Simona Izzo. Meravigliosa. E quindi, sì, insomma, a volte fanno strani gini e a volte invece si fermano lì e basta. Si fermano lì e basta. Sì. Però il fatto che due uomini importanti della tua vita siano comunque ritornati, no? Nella tua sfera, allora Luca con un pranzo insieme, siete genitori di Francesco e Roy con dei messaggi, no? Anche affettuosi, sì, sono messaggi molto belli, carino. No? Sì, questo però... secondo me dopo un periodo di chiusura può fare la differenza, sì, o no? No, la fa perché mi predispone ad un cambiamento, mi predispone a un'evoluzione. Sì. Questa fase della solitudine a tutti i costi, non vi avvicinate che è vi finita. Mordo, è finita, sento che è finita. Cosa succederà adesso? Non ti so si dire. Sa. Succedono belle cose. E io ne sono assolutamente certa. Però, diciamo, per favore... Aspetta, no, ti chiedo, tu hai risposto a quel messaggio di Roy o lo hai lasciato cadere? Ma ricordo no, che era un messaggio che mandava una fotografia dei tempi vostri, un gesto assolutamente amichevole, no? Molto carino, molto dice, carino. Guarda come eravamo carini allora. Sì, che... Tu che hai risposto? Che è vero, eravamo carini, ma eravamo. Eravate. Sì. Quindi non, però, non c'è nessuna possibilità. No, ma lui è fidanzatissimo, no... No, però è una persona rivederlo, che vorrei... però ti è piaciuto, la vorrei è una persona che vorrei recuperare perché è stato molto importante per me e lo è tuttora per mio figlio e per suo figlio che stanno sempre insieme. Lui va sempre in vacanza con Francesco, mio figlio, Andrea, suo figlio, e Matteo, il fratello di Francesco, per cui... Quindi è proprio famiglia, sì. Insomma, una famiglia allargata, sì. Vera e propria. Sì. Senti, se io ti dico una rosa non colta, a chi pensi? Un uomo, ovviamente. Perché queste sono tutte storie vissute. Ivano Fossati, Luca Manfredi. Sai che non ce l'ho. Roy De Vita. Una rosa non colta. No, Massimo Ghini l'hai sposato, primo sì. Matrimonio, quindi chi anche lì l'hai colta, la rosa. Chi volevo l'ho preso.
c'è stato qualcuno che ti ha corteggiato, qualcuno anche magari insomma, noto che ti ha corteggiato, dai. Tanti, sì, dai, tanti. Dimmi un nome. Non li posso fare i nomi. Ma dai, uno solo. No, no, il problema è che tanti corteggiatori sono anche sposati e quindi... gli ho detto, poi sempre la solita scusa, sì, tu no? Su questo sei estremamente rigorosa e io sono d'accordo con te. Tu non... se sono sposati o sono impegnati ti tieni a distanza di sicurezza, anch'io. Perché proprio non fa bene a nessuno, sì, sono non solo fa guai. Bene a nessuno. Mi sono state attribuite anche cose che non erano vere. Per esempio, almeno queste diciamo. Certo, dai. Per esempio che io abbia fatto lasciare Elena Sofia Ricci con il marito. Ah, ecco. È cosa che non è non assolutamente... È vera. No. Ma non vi parlate più con Elena Sofia Ricci? No, no, se ci contiamo ci parliamo, sì. Come no? Però sì, per un periodo anche lì c'è stato un freddo, no? Beh, sì, perché loro si erano già lasciati. Ma era Busiri Ricci? No, era Luca Damiani. Ah, Luca Damiani. E... poi quale altra storia ti è stata attribuita che non era vera? Mi pare recentemente con... no, non mi pare, abbastanza recentemente con Pupino Angeri, che è un mio amico. Sì, lì avevo letto anch'io, sì, c'erano anche no. Delle fotografie però nel caso di Pupino Angeri. Ma eravamo a pranzo. Eravate a pranzo, niente. Per cui niente, no. E... no, poi sono successe anche cose che... E dai, qualcuna di queste cose me le puoi dire, ma non no? Li conosci, gente che non importa. Si conosce, ma no, delle quindi, storie da quando così. Quando si è riaperta la porta del cuore è successo qualcosa. Qualcosa è successo. Qualcosa è successo. Ora, che sia un amore del passato, che sia un amore del futuro, tra poco lo sveleremo. Intanto vado